Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Dopo un'estate passata tra tette e culi. Va bene. E lasciamo perdere il resto? Il resto. Vero, Graziano? Che commento è, Cesare? Comincia una nuova stagione di Controcampo. Mancava, meno male. E partiamo dunque a bomba con la Supercoppa Italiana, con la Juventus che rifila 4 pere alla Lazio. Sì, vabbè, ma io diciamo 4 pere. Ma di pere ne abbiamo subito due grosse qui in studio. No. Un saluto a Michele Calcagno e le sue pere incredibili. Buoni. È tornata dalle vacanze abbronzatissima la nostra Micaela. Se ne frega. Bellissima. Sì, vabbè. Ti sei abbronzata anche lì sotto? Che domanda è? Lo scopriremo in esclusiva dopo la mezzanotte. Incredibile. Questo è un pubblico di mania. Buoni. Dicevamo, la Juventus alza il primo trofeo stagionale. Sì. Vincendo la Supercoppa. E salutiamo dunque ai nostri microfoni il mister della Juventus e Antonio Conte. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. È stata una vittoria straordinaria. È stata una vittoria straordinaria questa. Partiamo sfavoriti, partiamo. Non troppo. Veniamo, ricordo che la Juve viene da 7 settimi posti consecutivi. Ma ha vinto due scudetti. 7 settimi posti consecutivi. Vittoria fuori casa, 4 pere. Una vittoria straordinaria. Hai ragione, Antonio. Una vittoria schiacciante, quella della tua Juve. Travolgente, anche se macchiata da un clamoroso episodio da Moviola, fuggito a tutti tranne che le nostre telecamere. Attenzione. E ne parliamo con il nostro esperto, è Graziano Cesari. Ciao Graziano. Vabbè, dai, vergognosa però sta cosa. E che cosa? Vai sti versi qua. E che cosa? Cioè, state sempre a parlare contro la Juve. Voglio sapere cosa c'è adesso. Abbiamo vinto 4-0. Come fa polemica, Graziano? Su che cosa? No, Antonio. Lascia almeno parlare, perché come vedrai le immagini parlano chiaro. L'episodio incriminato, infatti, riguarda addirittura il primo gol della Juventus. Vabbè, vediamo. C'è Pirlo che batte la punizione corta, permettendo il perfetto inserimento di Lichtsteiner, sì, che è chiaramente in posizione regolare. Vabbè, no, chi ha detto niente? Sì, qui ti devo fare i complimenti, caro Antonio, per la bellezza dello schema. Parla così per venire a Pogba, che spalla la porta e mette dentro. Dov'è che sta l'irregolarità, scusa? Cioè, dove sta? No, caro Antonio, è proprio la conclusione di Pogba che è regolare. È regolare. Al momento del tiro, infatti, entrambi i piedi di Pogba sono rivolti verso la propria porta. Sì, è vero, sì. Ed è proprio qui che, come si evince chiaramente dalle immagini, spunta la terza gamba di Pogba. Aspettiamola. Il pallone così non viene calciato né col destro né col sinistro, ma proprio con questa terza gamba, che chiaramente chiameremo in termini tecnico gamba centrale. Che termine tecnico è gamba centrale? Gamba centrale che spunta in mezzo. E questo non è regolare. Non è per niente regolare. Non c'è. Enorme. Cosa vuol dire? Quasi più lunga delle altre due gambe. No, sorvoliamo. Ma questa è una cazzata, dai, una cazzata. Esatto, Antonio. Puoi anche chiamarla così, cazzata. No. Colpo di cazzo. No. Buoni. Antonio, il regolamento parla chiaro. Il pallone può essere colpito con i piedi destro, il piede sinistro, sì, con la testa, ma non con le mani né con il pene. Ma non è quello. Non so se questo sia uno schema provato da te o una giocata, un'iniziativa, diciamo così, spontanea del giovane Pogba, che nonostante l'età ha una sberla clamorosa. Ma cosa stai dicendo? Ma scusa, ma dove sta scritto che non si può calciare con la testa gamba? Ma stai scherzando? Ma leggi il regolamento. Studia il regolamento, è uno schema e lo ripeteremo più volte ancora. Paul Pogba, 30 sul campo, anzi 31. E continua a crescere con gli anni. Ma la tua faccia tua. Vergognoso, ma sta zitto. Buoni. Cerchiamo di abbassare i toni. Antonio, rimani ancora con noi? Ma vaffanculo. No. Dove vai, Antonio? Sei arrabbiato? Vabbè, sembra di sì. Non sembra di aver fomentato alcuna polemica? Insomma. Restiamo ancora sulla Supercoppa? Perché pare che i giocatori della Lazio siano chiusi
Nello spogliatoio da due giorni? Due giorni dentro, perché... Ostaggi detenuti dal sergente di ferro Vladimir Petkovic, che pare abbia mal digerito la sconfitta. Siamo in chiusura, ma forse riusciamo a collegarci con lo spogliatoio biancoceleste? Ah, vediamo, vediamo se riusciamo. Mi aprite l'audio, grazie. Voi con questa sconfitta... avete disonorato vostro sergente comandante Vladimir Petkovic. Sergente comandante. Voi avete perso partita 0-4. I quattro di voi a caso pagheranno per questo. Cos'è? Una dittatura. Estraiamo numero. Come si estraiamo? 26 Radu. 19 Lulic. 22 Marchetti. Ok. 20 Biava. Cosa fai? Tipo le 4. Cosa devo fare? 1, 2, 3. Cos'è? No, 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 no. Chiudiamo qua che è meglio, va. Saluto a tutti, ciao.